Secondo spazio del bianco e del rosso TV Sport con Titi D'Alessio e Pino Giusto. So che sta anche preparando un qualcosa di particolare, un libro per raccontare la sua esperienza da presidente. Ma dobbiamo svelare i segreti. Libro scottante, no? Ho deciso di scrivere, avevo pensato, ho tante fotografie dei miei 10 anni di calcio, soprattutto col Terlizzi, è una splendida parentesi a Monopoli, volevo fare un libro di fotografie, poi qualcuno mi ha detto scrivi qualche cosa, mi devo togliere qualche sassolino, convinto Prigi Gallo che è giornalista della Gazzetta, specializzato nel calcio dilettantistico, sì. Io parlo a ruota libera, lui non so che cosa scriverà, però sicuramente qualche sassolino lo devo togliere, perché in questo momento esco dal calcio un po'... appunto, vuole approfittare della telecamera anche per qualche anticipazione che poi magari leggeremo sul libro. Sicuramente sarà una storia dei miei 10 anni di presidente del Terlizzi e del Monopoli, con un po' di episodi, parlerò di tanti personaggi, cioè fatto a flash di tanti personaggi, probabilmente ci sarei anche tu Enzo, più poi qualche episodio, qualche cosa che non mi è andata giù, sicuramente sarà messo in rilievo. Ci sta. Pino, torniamo velocemente invece al progetto legato al settore giovanile, sì. Questa scuola calcio, qualche altro dettaglio? No, volevo sottolineare che questa Accademia Bari è partita nel 2009, sì. E in 4 anni ha lanciato palcoscenici importanti sia dalla Serie A in Serie D, una 50-60 calciatori. Questo significa che è già partito Franco Lombardi con dei risultati importanti, non sì. Ultimo, volevo sottolinearlo, un mese fa hanno dato un 99 di Cillo al Trapani dell'amico Daniele Fagiano, ed è un ragazzo molto interessante, ho visto con i miei occhi tre sue partite, direi davvero che è stato un passaggio importante, perché era davvero un ragazzo di prospettiva. Ecco, il progetto ha l'obiettivo di far crescere questi giovani, soprattutto chiaramente sotto l'aspetto educativo, motorio, e poi chiaramente abbiamo la possibilità, con la mia presenza in più sui campi, di dare dei differenziati sia ai reparti, a tutte le squadre del progetto, sia lavori differenziati sui reparti che a livello individuale. Penso che questo a livello di settore giovanile davvero non ce l'ha quasi nessuno, è una cosa davvero rara, e mi auguro che in futuro, insomma, in prospettiva, questo è un progetto che ha davvero obiettivi molto importanti. Mi sono dimenticato di aggiungere che faremo anche del sociale, cioè nel senso che sono già in contatto col Comune di Bari e in particolare con l'assessore, con Gianluca Paresta, che è un amico. Abbiamo chiesto una serie di famiglie che non possono spendere soldi, che hanno dei ragazzi a cui piace il calcio, che vorrebbero fare scuola calcio, a cui daremo la possibilità di venire a fare scuola calcio gratis. Beh, questa poi è davvero una bella iniziativa. Sarà un incontro col comune, poi vedremo come pubblicizzarlo. Scusami, sottolineare che chiaramente gli allenamenti sono effettuati allo Seto, alla struttura della Virtus del presidente Mimmo Stragapeta, e quindi è una struttura molto importante, campo 11, ci sono campi 7-7, quindi abbiamo la possibilità davvero di far crescere questi ragazzi con la presenza, ripeto, di tecnici davvero qualificati, certo. E con una struttura importante. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto, sono sempre Francesco. Siccome Francesco. I tuoi ospiti a che pari hanno saltato la mia domanda, Loanna e Lusa, vabbè, allora io riformulo la domanda e ci sarà una risposta sì, diretta. Ripetiamo la domanda. Ripetiamo la domanda. Finalmente il notaio, dei 25.000 euro che costa ogni partita, almeno così ci ha detto il sindaco, lui quanto è disposto a mettere in questo immaginario offertorio dei 25.000 euro? Perché io, ho capito bene, io. Lui non paga le partite. Perché io da cittadino devo pagare una partita che non vado perché a vedere? Perché non paga? E dei mitre che vanno allo stadio, 330.000 devono contribuire a pagare le spese. Continuo, non ha capito, notaio, me lo vuole spiegare? Continua a non capire la domanda. Grazie per il tuo intervento. Non so se... No,
non pago, chi è che non paga la quota? Io non pago, lui paga e non paga, non ho capito la... Io credo che sia un tasto davvero... Continuo a non capire la domanda, perché non è formulata... Se non sanno i meccanismi, onestamente noi siamo al di fuori, ma proprio tecnicamente non possiamo metterci a discutere di una cosa dove non abbiamo la competenza. Certo, certo. Allora, se facciamo così, siamo pronti dalla regia di Telebari, io andrei ad ascoltare le parole di un ex biancorosso Garofalo, giocatore del Modena, così ci proiettiamo anche verso questa comunque sfida importante di sabato pomeriggio alle 15 allo stadio San Nicola. Sentiamo dunque Garofalo. La fiducia, la prestazione, perché diciamo che abbiamo fatto tutto quello che il mister ci ha chiesto in settimana, e poi i risultati vengono quando ognuno fa il proprio lavoro e lo fa bene in campo, e poi i risultati arrivano, poi il gioco è una conseguenza. Quello che è importante è l'atteggiamento e l'approccio alla partita giusta. Diciamo che l'unica cosa che forse è un po' mancata domenica è stato il pubblico, perché non c'erano tantissime persone. Vuoi fare un appello magari per richiamare qualcuno in più allo stadio? No, ma non è un appello, è che noi ci impegniamo alla grande ogni partita, sperando di raggiungere sempre il massimo da ogni partita, e poi penso che se arriveranno i risultati, poi di conseguenza arriveranno anche i tifosi del Modena allo stadio. Il sabato si va a Bari, che è una tua ex squadra, sarà una partita particolare per te o come le altre? No, sarà particolare perché ho lasciato tanti amici a Bari e mi sono trovato benissimo, però niente, andiamo lì per fare la nostra partita, sappiamo che troveremo una squadra agguerrita, perché andare a Bari non è certo facile, e niente, andremo lì a fare sicuramente la nostra partita. Tra l'altro, in un confronto tra tue ex squadre, il Bari domenica non è riuscito a portare a casa punti, ti aspetti anche una reazione caratteriale dopo un avvio di stagione non semplice? Certo, già era non semplice prima della prima giornata, perché comunque sono partiti con la penalizzazione. Poi il risultato sicuramente di Siena brucerà ancora, e vogliono rifarsi in casa, e quindi noi sappiamo che ci aspetta una battaglia. Però niente, noi andiamo lì col coltello fra i denti, come si dice, e cercando di portare il massimo a casa. Questo Garofalo Bari Modena, già una Garofalo, partita. Garofalo me lo ricordo, era un bel. Un po' terzino, sì, assolutamente, assolutamente. Beh, ora c'è Calderoni che comunque sta facendo bene. Bari Modena è già una partita importante, perché bisogna cancellare poi quella penalizzazione. Bari che è ancora meno uno in classifica. Io sono convinto, non conosco i nuovi arrivati. Beh, io ho visto Lugo e Gio Silva. Beh, Lugo deve ancora comunque crescere, soprattutto dal punto di vista fisico. Sì, lento, gli manca ancora un po' di intensità, speriamo che possa crescere ovviamente nel corso del... Beltrame è davvero un bel giocatore, si vede che comunque ha tecnica, velocità, peraltro ha già realizzato anche ieri due gol con l'Under 20, dunque un giocatore importante. Per quanto riguarda Gio Silva, però, è importante anche che si faccia valere, perché qua c'è da sostituire soprattutto Capitan Caputo e i suoi 17 gol, questo può essere il problema principale. Credo sia stato davvero purtroppo l'handicap dell'attaccante Ciccio, purtroppo con questa squalifica inevitabilmente ha messo nei guai l'attacco del Bari, perché si faceva molto affidamento sui suoi gol, e quindi mi auguro che questo nuovo attaccante, insomma, dia fisicità, ce l'ha, perché ho visto che è fisicamente molto forte. Sì, però è un giocatore diverso da Caputo, perché Caputo è uno che ricerca spesso la profondità, questo attaccante bisogna servirlo soprattutto magari con dei cross. Infatti, no, questo è un calciatore d'area di rigore, sì. Perché fisicamente è forte di testa e quindi necessita uno sviluppo di gioco sulle fasce. Per quanto riguarda Lugo, credo di aver capito, è un calciatore col passo compassato, e quindi gioca davanti alla difesa. Mi auguro che abbia mezzala sinistra. Sì. Deve avere velocità di pensiero, perché i giocatori compassati è vero. Devono avere velocità di pensiero. Io non lascerei così perdere l'utilizzo di Lumizzi, che l'anno scorso ha fatto molto bene. Come ti spieghi queste esclusioni in queste prime giornate in questo del campionato? Probabilmente non è in una buona condizione fisica, perché non lo vedo in formazione, però l'anno scorso ha fatto molto molto bene.